Io ho realizzato un robot che insegue una luce e poi può essere anche telecomandato a distanza tramite un telecomando infrarossi. Ho realizzato una casa domotica perché mi interessava l'argomento. Io e altri due miei compagni di classe abbiamo realizzato un braccio robotico e l'abbiamo messo su una base con due ruote, di modo che oltre a potersi muovere il braccio stesso e prendere degli oggetti, possa anche muoversi proprio ovunque, diciamo. Il nostro progetto è un drone, dovrebbe volare, alzarsi in volo e stabilizzarsi, e nel caso si venga spostato da una folata di vento, appunto rimettersi, ristabilizzarsi per non cadere. Ho realizzato un Delta Wing che è una sorta di aeroplano, solo che invece di avere molti alettoni ha solo due alettoni che gestiscono sia il decollo, sia l'atterraggio che la sterzata. Allora, la didattica in questo caso è stata capovolta, nel senso non è più la matematica presentata come formule o come pensieri astratti. Tutto quello che viene imparato viene implementato immediatamente nel mondo fisico. In questo modo i ragazzi possono prima di tutto verificare se quello che hanno imparato è giusto oppure no e secondo modo possono appunto applicare le loro idee più innovative, più creative. Quello che vogliono fare, loro lo possono implementare al momento. Io credo che i ragazzi abbiano più imparato nella seconda parte del corso da soli, facendo i loro progetti, piuttosto che nella prima. Magari nella prima parte molti concetti erano fumosi oppure non erano chiari. È stata nell'implementazione diretta nel progetto che uno ha interiorizzato il corso e i suoi contenuti. È stato divertente e impegnativo, sotto alcuni aspetti impegnativo sia per la programmazione, per la costruzione dell'impianto e invece è divertente perché lavori in gruppo, cioè non è una cosa che puoi fare da solo, ma lo fai in gruppo. Sì, tutti promossi, compieni i voti.